Ecco, partiamo con un'immagine che abbiamo visto tante tante volte, purtroppo qualcuno come me anche di persona in questi mesi. La devastazione portata a fine ottobre dalla tempesta Vaia. Vabbè, gli è dato questo nome perché soprattutto in Germania utilizzano dei nomi che hanno un senso scientifico per definire fenomeni che lasciano una traccia. Quando sentite dire invece Annibale, Caronte e altre robe del genere, lasciate perdere. Cosa è successo? Una tempesta vuol dire, in questo caso, forti venti, fino a oltre 200 all'ora di raffica in alcune zone, sia in Trentino sia in Liguria, dovuti a una ciclone, cioè una bassa pressione di quelle che normalmente si formano magari sul Mar Ligure e poi attraversano l'Italia, particolarmente intensa. Quindi non una singola tromba d'aria, come qualcuno ha detto, non altri fenomeni, però una depressione, una perturbazione che di solito ha effetti meno devastanti, che però aveva una potenza tale da provocare mareggiate, inondazioni in Liguria, danni che avete visto, no? Qualcuno di voi immagino che a Santa Margherita Ligure avevano yacht che si è danneggiato, tra quelli che hanno fatto vedere, e poi soprattutto Trentino, Veneto e Alto Adige hanno visto devastati interi versanti di boschi che erano lì da almeno 50 anni e non so quanto ci vorrà per ripristinarli. Poi si è parlato con qualcuno che ha subito questa, non la devastazione, ma proprio questo evento, vi dirà che per giorni non c'era elettricità. Io ho un caro amico dell'Alto Adige che si è trovato senza corrente elettrica, senza linea telefonica, girava in macchina per cercare di caricare il telefonino, ma poi non c'era benzina nel distributore. Cioè, una cosa che sembra di essere tornati, sembra di essere in quei film catastrofici, no? Che prospettano la fine della civiltà in questo modo. Cosa ha colpito di questo fenomeno? Il forte vento. Finora anche gli esperti ci annunciavano che con i cambiamenti climatici l'estremizzazione del clima diventava ondate di caldo, forti piogge, temporali. Questa volta però, e ultimamente anche da noi quei temporali più violenti, se vi accorgete, le raffiche di vento sono molto intense. Uno scienziato che ho avuto il piacere di conoscere, che si chiama Hansen di cognome, non me lo ricordo, ha prospettato nell'88 in un suo libro che uno degli effetti del cambiamento climatico erano proprio anche le tempeste di vento. Togliamo questa immagine, vediamo se c'è una migliore. Beh, è più colorata questa, dai. Però non è tanto bella, perché a giugno in Francia, qualcuno si ricorda la punta massima toccata di temperatura nel sud della Francia, 45,6 gradi o 45,9. Credo che i francesi, da quando non hanno più le colonie, non hanno mai visto temperature del genere. È un picco, è un estremo, però negli ultimi mesi, negli ultimi estati, l'Europa centro-settentrionale ha visto troppo spesso ondate di calore di alta pressione africana che prima arrivavano fino all'Italia, magari portandoci quelle bolle che poi disegnano in televisione i miei colleghi, no? Arrivano adesso frequentemente fino al nord Europa, al mare del nord, in Scandinavia, e questo è un grosso problema perché questi ecosistemi vengono devastati anche soltanto da pochi giorni, da poche settimane di questo tipo di temperature. E tra l'altro voi lo sapete che l'Artico, il ghiaccio artico, che posa sul mare, quindi non è sulla terraferma, si sta fondendo, se dico sciogliendo, nei congressi c'è qualcuno subito che si alza, il ghiaccio non si scioglie, si fonde, perché lo sciogliersi è lo zucchero nel caffè, rispettiamo i nomi della fisica. Il ghiaccio si fonde con una rapidità davvero incredibile, non soltanto si sta riducendo il polo nord, ma anche lo spessore. Cosa implica questo? Non soltanto che l'habitat di quei begli orsi bianchi che tutti amiamo si riduce e potrà sparire, ma se togliamo una massa, e più avanti comunque ne parlo adesso, se togliamo una massa di ghiaccio enorme, si sconvolge tutta la circolazione atmosferica. Qualcuno si è già accorto, ha già studiato che questo cambiamento della temperatura provoca poi una diversa distribuzione delle alte e delle basse pressioni, le famose onde planetarie, arrivano perturbazioni magari che insistono di più in un certo luogo portando inondazioni, le alte pressioni restano di più e questa persistenza dà luogo a eventi estremi, perché se un'alta pressione con l'aria calda sta qui una settimana è un conto, se ci sta come nel 2003 quasi tre mesi, le conseguenze sono ben diverse. Alluvioni quindi più frequenti. Perché sono più frequenti le alluvioni? Quando arrivano queste, come le chiamano i giornalisti, Nicolas? Con un nome che mi fai, non riesco a dirlo. Quando piove tanto in poco tempo.
bomba d'acqua. Su un quotidiano settimana scorsa c'era scritto, per riferimento che doveva dal Sassena, è caduta una vera e propria bomba d'acqua, perché forse ci sono anche quelle finte. Comunque, nubifragi con quantitativi enormi di pioggia in poco tempo sono più frequenti. Perché questo? Ci arriviamo dopo. Io vado un po' a spot, adesso intanto analizziamo vari fenomeni. Questa è un'immagine di pochi giorni fa, ne avete sentito parlare, l'uragano che ha devastato soprattutto le Bahamas. Cosa c'entra i cambiamenti climatici? Gli esperti ci dicono che tutti i fenomeni che traggono energia dal calore, dall'umidità, in questo caso della superficie oceanica, se la temperatura è più alta, l'aria più calda contiene più umidità, quindi anche queste bestie hanno più energia. Magari non ce ne sono di più rispetto a prima, ma quelle che arrivano sono più intense, più devastanti. E queste foto dalla stazione spaziale è davvero impressionante. Ma come riesce a riconoscere bene? È Cuba questa forse, qualcuno è forte in geografia, siamo al festival di geografia, sono poco ferrato sull'argomento. Vabbè, dopo chiameremo l'esperto. Passiamo alla prossima. Questo è il risultato del passaggio di uno di questi uragani, che di solito fa danni soprattutto per il vento, per la pioggia, ma il danno peggiore lo provoca in questo caso anche il vento, quella che è chiamata l'onda di marea, cioè si alza la superficie del mare, l'onda entra molto nell'entroterra e allaga e distrugge tutto quello che riesce a incontrare. Andiamo avanti. Ecco, questa per dire che non è ormai così raro trovare questi uragani di questa intensità. Questo era del 2018. Tra l'altro, qualcuno di voi sa la differenza tra uragano e tifone? Allora, è lo stesso fenomeno, quello che vediamo, cioè un grande ammasso di nubi con quello che è l'occhio al centro, che poi a seconda dell'intensità media del vento viene definito con le varie categorie, no? Uragano di categoria 1, 2, 3, 4. Gli uragani sono quelli che interessano l'Atlantico e di solito i Caraibi. I tifoni sono quelli che si formano invece in Asia, raggiungono dal Pacifico, soprattutto il Giappone, le Filippine, queste altre zone. Però il fenomeno è lo stesso. Numero record di uragani: nel 2017 abbiamo avuto tanti uragani, ecco quello a cui vi accennavo, bastano 2 gradi in più della temperatura della superficie dell'oceano, immaginate che energia c'è a disposizione. Andiamo ancora avanti, io guardo qui perché non mi ricordo la sequenza. Andiamo avanti con le tragedie, scusate, con le immagini pesanti, importanti che abbiamo visto in questi giorni. Gli incendi, poi lasciamo perdere chi li ha piccati, chi non li ha spenti, eccetera. In Nord America, per esempio, in Canada, che ho avuto modo di frequentare, gli incendi delle foreste sono una cosa naturale. I fulmini creano questi incendi, parte della foresta brucia, le piante restano, si rigenera il terreno e questo fa parte del ciclo naturale. Il problema è che se in quella zona ci sono magari 3 mesi di siccità, un incendio naturale non si limita a uno spazio limitato, ma riesce a diffondersi con una rapidità e con una intensità che è fuori controllo. Poi purtroppo, quando si distruggono queste foreste, queste immense foreste, viene emesso non soltanto il fumo, quello che può creare problemi sanitari, ma tanta CO2, cioè l'anidride carbonica, che voi sapete è il primo responsabile anche dell'aumento dell'effetto serra, cioè dell'innalzamento delle temperature, cioè del global warming. Solo gli incendi in Siberia, solo si fa per dire, perché 30.000 km² non sono pochi, credo che la Sicilia sia sui 20.000-23.000, hanno prodotto tanto di questo gas serra come 36 milioni di auto in un anno. Quindi è giusto limitare il traffico, tutte le cose che facciamo, però purtroppo non dobbiamo farci sfuggire anche elementi, altri eventi di questa intensità. Vediamo cosa c'è di peggio dopo, per l'Amazzonia. Quindi ancora gli incendi, questa però 80.000 è il numero di incendi che sono stati calcolati dal satellite proprio singolarmente, cioè piccoli focolai, piccoli grandi focolai. Qual è la cosa però che mi ha colpito e l'ha scritto un mio collega su Facebook durante
questo episodio. Tutti mettevano le foto dell'Amazzonia che brucia, ah, peccato. Ma voi avete idea del motivo per cui vengono incendiati milioni di ettari di foresta, con tutte le conseguenze, perché si calcola il numero di alberi, ma gli animali, tutto il resto dell'ambiente, per fare posto alle coltivazioni che poi servono soprattutto per l'allevamento degli animali. Quindi questi sono i concetti che devono arrivare alla gente comune. Vogliamo fare qualcosa di pratico della nostra azione quotidiana? Certo, mettiamo l'hashtag, com'era, Amazzonia, quello che volete, però sappiate che le nostre scelte quotidiane, anche di cosa mangiamo, di come ci vestiamo, di come ci muoviamo, poi possono avere effetti dall'altra parte del mondo che ci colpiscono dal punto di vista emozionale, non solo. Ecco proprio l'immagine dal satellite, no, da, scusate, anche in questo caso credo dalla stazione spaziale, degli incendi che fortunatamente satelliti e altri strumenti ci servono anche per identificare questo tipo di fenomeni e cercare di individuarli e controllarli. Poi andare a spegnerli magari implica qualche passaggio in più. Quindi, effetto serra, CO2, ma queste emissioni di CO2, di gas a effetto serra, perché c'è anche il metano, ci sono altri gas, da dove arrivano? Questa è un po' la torta che ci dà la distribuzione a livello globale, quindi magari in Italia sarà diverso, in America sarà diverso, in Cina, a seconda del tipo di economia di un paese e anche di civiltà, da dove arriva questa CO2? Tutti sappiamo che la produzione di energia e scaldarci, condizionarci, produce tanta CO2. L'industria, soprattutto quelle meccaniche, quelle siderurgiche e soprattutto la produzione di cemento, i trasporti, che sono la cosa più ovvia da vedere, da cercare di e su cui intervenire, l'edilizia e soprattutto le abitazioni per le loro esigenze energetiche, ma guardate quella parte arancione, l'agricoltura intensiva, la deforestazione e l'utilizzo del suolo, perché ovviamente se faccio sparire una foresta che mi assorbe CO2 è come se ne introducessi. Se uso metodi di agricoltura intensiva, non sto a dire tutti i dettagli, ma chiaramente provocano emissioni notevoli di gas ad effetto serra, CO2, ma anche il metano. Quindi questa è la tenere presente quando vogliamo fare degli interventi, quando vogliamo ragionarci seriamente. Andiamo avanti con qualche lezioncina teorica, tanto per essere un po' più chiari, magari queste se volete guardare poi lascio la presentazione, perché il clima cambia, non se c'è un'estate calda, se c'è un inverno nevoso, ma devo avere un cambiamento notevole della temperatura e di altre grandezze per decenni. Andiamo avanti, quindi può derivare da cause interne o esterne, il sole, i movimenti astronomici hanno da sempre cambiato il clima, però adesso siamo noi che modifichiamo il bilancio energetico della Terra. Come? Bilancio energetico molto complicato perché coinvolge la nuvolosità, i fenomeni di precipitazione, la radiazione terrestre, gli oceani, eccetera, la criosfera e il ghiaccio. Andiamo avanti. Andiamo quello dopo, forse era quello delle... No, ne mancano ancora un paio. Volevo mettere... Eccolo qua. Il grande colpevole, l'effetto serra. Come è fatta una serra? Una superficie trasparente che lascia passare la luce e il calore prodotto resta intrappolato. Sul pianeta l'effetto serra, meno male che c'è, perché altrimenti avremmo una superficie terrestre di circa meno 15 gradi in media invece di più 15. Però qual è il problema? Che se noi introduciamo in atmosfera quei gas che hanno l'effetto serra, quindi soprattutto la CO2 ma anche altri gas, si amplifica questo effetto e rimane più energia, le freccine rosse, che è l'energia appunto infrarossa che il suolo riemette, intrappolata nell'atmosfera invece di liberarsi nello spazio. Poi ci sono le nuvole, sono fenomeni molto complessi, però l'incremento dell'effetto serra nasce da questo. Se andiamo in quella precedente invece, ecco qual è il problema, che la CO2 ha raggiunto dei livelli di concentrazione che non ci sono mai stati. Qui si arriva solo a 400.000 anni fa, ma ormai gli studi ci dicono anche fino a 850.000 anni fa, perché riusciamo ad analizzare tramite i carotaggi la composizione dell'atmosfera fino ad allora. Quindi, non so se vi ricordate
quel famoso documentario di Gore, dove faceva proiettare questa salita oltre il monitor sul muro, per dire che già questa anomala rapidità di aumento della concentrazione ci deve dire una cosa: non è un fenomeno naturale. Quindi possiamo studiarlo, possiamo analizzarlo, ma nessuno dica più che si tratta di un fenomeno naturale. E questo, uno scienziato famoso che si chiama Pasini, in un convegno ha detto: è una bella notizia. Come è una bella notizia? Noi stiamo inquinando il pianeta, stiamo modificando il clima, è una bella notizia. Sì, perché se questi dati derivassero veramente da fenomeni naturali, noi potremmo solo cercare di subirli, cioè di adattarli per non subirli. Invece abbiamo la possibilità di intervenire, e questa è una possibilità, è un aspetto positivo di questo fenomeno. Sopra c'è un'altra che ho saltato. Vabbè, questo ci dice soltanto come si va a capire quali sono i cambiamenti climatici, i ghiacci, il livello del mare, oltre alla concentrazione di gas. In questo caso invece il grafico l'ho messo, vedete? La temperatura media globale dal 1880 ad oggi. Anche qui non ci sono dubbi che c'è qualcosa di anomalo per la costante salita e per l'entità soprattutto della pendenza in tempi recenti. Una curiosità, vedete che tra gli anni 40 e 50 c'era stato quasi un piccolo raffreddamento? Me l'ha chiesto un appassionato l'altro giorno in ufficio, ho ragionato un attimo perché è una cosa che non avevo mai affrontato. Poi è dovuta alla Seconda Guerra Mondiale. Non che allora non si producesse, non si consumassero combustibile o carbone, però le emissioni di polveri derivate da tutto quello che potete immaginare, dai bombardamenti alla distruzione in città, proprio agli incendi, la polvere proprio carboniosa, quella che va nello spazio anche quando accendiamo un camino o semplicemente il falò di Sant'Antonio, in grosse quantità ha l'effetto contrario rispetto alla CO2, cioè come quando si ha un'eruzione vulcanica, la polvere intercetta la radiazione del sole, quindi alla fine c'è un effetto raffreddante. Quando un vulcano emette molte polveri, molta lava, soprattutto le polveri che vanno in stratosfera, per qualche anno, addirittura forse in qualche caso per decenni, si può avere un effetto di raffreddamento. Quindi quel piccolo raffreddamento è dovuto alla composizione che è cambiata l'atmosfera. Poi naturalmente ce l'ha messo del nostro, ce l'ha rimessa a consumare il petrolio e vai che si sale di rosso. Ecco, il ghiaccio, come immaginate, ha l'andamento contrario. Questa è la superficie del ghiaccio, l'estensione. Solo una notazione, questi sono milioni di chilometri quadrati. Siamo arrivati in anni recenti a meno di 2. Nell'80 io avevo già la moto, quindi avevo più di 16 anni, 125. Ce n'erano 8 milioni di chilometri quadrati. Abbiamo perso 6 milioni di chilometri quadrati di superficie di ghiaccio. Non è mica poco, però vabbè, qualcuno dice che tanto non ci serviva, anzi magari le navi passano meglio nelle rotte da quelle parti. Allora, questo grafico invece, questa mappa bella colorata, rappresenta l'anomalia della temperatura. Cosa vuol dire? Diciamo, abbiamo detto che il pianeta si sta scaldando, dove si scalda di più è dove c'è il rosso, dove si scalda di meno è il giallino, dove si raffredda è l'azzurro, tanto per essere espliciti. Quindi è molto chiara come comprensione. Dove si scalda di più? Sempre alle alte latitudini, all'Artico, nelle zone artiche, per esempio. Questo è dovuto a un meccanismo molto complesso, ma semplice da spiegare. Diciamo del ghiaccio, succede anche nei ghiacciai in montagna. Se il ghiaccio fonde e lascia scoperto quello che c'è sotto, roccia, terreno, oppure il mare, la superficie del mare, se parliamo dell'Artico, secondo voi i raggi del sole che arrivano hanno lo stesso effetto o scaldano di più la superficie? Il ghiaccio faceva riflettere gran parte della radiazione. Questa percentuale di riflessione si chiama albedo, è una caratteristica fisica. Mano a mano che si riduce il ghiaccio, si assorbe più radiazione dal resto della superficie, questa scalda la superficie ed è un loop, un feedback, cioè un rincorrersi in questa specie di meccanismo perverso che porta ad aumentare ancora di più gli effetti della fusione del ghiaccio.
eccolo qui, vedete? Si fonde il ghiaccio, si abbassa l'albedo, cioè aumenta l'assorbimento della luce, aumenta l'assorbimento, si scalda e quindi si fonde più ghiaccio e non ne usciamo più. Però non si scalda solo l'Artico, anche noi nel Mediterraneo purtroppo vediamo il mare che ha una temperatura sempre più alta rispetto a prima, perché l'acqua si scalda, ma il problema è che ha anche un'inerzia, quindi si scalda a luglio ad agosto, a ottobre e novembre è ancora più calda del normale, quando arrivano, andiamo avanti, le perturbazioni autunnali, beh, questo era l'anticiclone che scalda durante l'estate, vedete, aumenta il rischio di nubifragi e fenomeni intensi, perché l'aria fredda atlantica, la perturbazione, trova una superficie del mare ancora molto calda, recettiva a produrre quelle nubi importanti, sviluppate in altezze, cumulonimbi, come dicevo prima Martino, che provocano poi quei fenomeni di pioggia intensa e quei temporali, parolone, autorigeneranti. Avete sentito parlare di questo? Quando in Liguria c'è un nubifragio molto intenso è perché è il temporale che si è formato in quella particolare zona, per questioni di correnti o magari soltanto orografiche, favorisce la formazione di altri temporali sullo stesso punto, quindi dopo la formazione temporale le condizioni permangono per altri fenomeni temporaleschi e si scaricano 100, 150, fino a 500 millimetri di acqua magari una giornata, con le conseguenze che sappiamo, visto che il nostro territorio non è proprio adatto a questo tipo di fenomeni, l'abbiamo leggermente urbanizzato e modificato. Vabbè, eventi estremi, questo è un tornado o tromba d'aria, è la stessa cosa, non sono due fenomeni diversi. Fenomeni estremi sono anche la grandine, ormai i telegiornali ma anche gli appassionati sui social fanno a gara chi trova il chicco di grandine più grosso, purtroppo è un fenomeno non che deriva soltanto dalla possibilità di fotografare col cellulare e di mandare agli amici la foto, ma una scienziata che conosco ha pubblicato un articolo dicendo: è vero, nei pochi posti al mondo dove si studiano questi fenomeni, perché la grandine non è così studiata come la pioggia o il vento, ci si è accorti che in questi ultimi anni è aumentata non tanto la frequenza della grandine, ma proprio la dimensione. Perché la dimensione? Perché nubi più sviluppate in altezza permettono, detto molto semplicemente, al chicco di grandine che si forma nella nube, che poi viene spinto dalle correnti ascensionali, di stare più tempo dentro la nube nel suo movimento su e giù. Ogni volta si carica dell'umidità o dell'acqua, anzi dell'acqua che contiene la nube, quando cade ha raggiunto dimensioni enormi. Siete assicurati contro la grandine? No, c'era un amico avvocato che mi ha mandato una richiesta perché a quanto pare un suo cliente è stato danneggiato per il vento forte che ha distrutto una struttura e la raffica era oltre 80 km orari, quindi qualcosa di eccezionale per la zona. Solo che nelle voci dell'assicurazione c'erano uragano, tempesta e tromba d'aria. Ascolta, l'uragano è quella roba lì, non è stato. La tempesta è un'altra, ma forse bufera addirittura c'era, bufera che vuol dire pioggia o neve con forte vento che la trasporta orizzontalmente. Non parla poi di tromba d'aria, cioè se stai alla lettera l'hanno fregato, perché hanno usato dei termini che non rientreranno mai in nessun danno provocato su auto o su edifici delle nostre parti, a meno che ci sia proprio un tornado. Tante volte non conoscere la nomenclatura porta anche a questi problemi. E poi naturalmente i fulmini, che sono spettacolari però anche pericolosi, e il numero di fulmini che accompagna i temporali violenti ultimamente effettivamente si è anche intensificato. Effetti dei cambiamenti climatici. Facciamo una rapida carrellata, poi ti lascio la parola. Allora, effetti. Desertificazione. Perché gli episodi di siccità sono più lunghi e più frequenti, anche da noi nel Mediterraneo, ma un po' in tutto il mondo, in California, in Asia, in Africa. E questo provoca naturalmente gravi danni a chi vive di pastorizio e di agricoltura, oltre che naturalmente al territorio stesso e, come dicevamo prima, anche alle zone delle foreste. Prossima. Ecco, per esempio, proprio i cambiamenti climatici, dicevo all'inizio, hanno
provocato, secondo lo studio del G7, quindi non gli ultimi arrivati, addirittura la causa di 79 conflitti in atto, non nella storia del mondo, in atto in quell'anno in cui hanno fatto l'analisi. Un'altra bella notizia: entro il 2030 i migranti climatici potrebbero arrivare a 70 milioni o 200 milioni nel 2050, perché se il territorio viene così modificato dai cambiamenti climatici, a noi magari basta mettere il condizionatore in casa, usarlo in macchina, qualche piccola precauzione, soffriamo lo stesso, ci sono i disagi, però non di questa entità. Però in altri paesi del mondo questo potrebbe davvero dare conseguenze estreme. Effetti sulla salute, perché tutte quelle malattie che sono legate, per esempio, alle condizioni climatiche, tropicali, trasportate da insetti, eccetera, si sta verificando per questo tipo di malattie un incremento, non soltanto naturalmente, non tanto da noi, quanto nelle zone dove questo tipo di problemi sono endemici. Quindi virus, batteri, parassiti possono trovare condizioni ideali. E poi l'aspetto anche economico, se volete, perché qui parliamo di danni o di vittime dovuti ai fenomeni meteorologici, ma non soltanto alla pioggia, al vento, alla tempesta, ma poi quello che ne consegue, quindi allagamenti, frane, addirittura valanghe, estremi di temperatura, estremi di siccità. Ho perso qualcosa? Infatti non avevo soldi in tasca in questo momento. Cosa c'è di interessante in questo grafico? Partiamo dal 1980 al 2016. L'ha fatto una società di assicurazioni, quindi ci crediamo che loro abbiano dati aggiornati su questo. I danni derivati direttamente dai fenomeni meteo, come vedete, sono questi indicati in blu, sono aumentati ma non così tanto, però i loro effetti, quindi allagamenti, frane, eccetera, guardate dove ha portato il numero di disastri, a quasi triplicare rispetto al 1980. Mi piacciono gli anni 80, prendo sempre come riferimento l'80. Quindi danni economici che si comincia a prendere in considerazione, perché finché si parla generalmente del cambiamento climatico, dei suoi effetti sulle persone, sull'ambiente, quando però cominci a quantificare quanto ti costa. E qui partiamo in quella precedente invece con qualcosa di diverso. Nicolas, queste parole le conosci, no? Allora, brutte notizie, cambiamenti climatici in atto, effetti che ne conseguono, qualcuno pochi positivi e la maggior parte negativi. Cosa si può fare? Le parole d'ordine, cioè quello che è la definizione degli scienziati riguardo, o semplicemente dei tecnici riguardo l'azione da fare, sono di due tipi: mitigazione e adattamento. Quindi mitigazione vuol dire la causa sono le emissioni di gas serra e cerchiamo di limitarle. Si fanno protocolli, si fanno numerosi incontri come la COP21 di Parigi per cercare di limitare le emissioni. Non è così semplice, però è il passo fondamentale, perché altrimenti nei prossimi decenni, se non limitiamo le emissioni attuali, non avremo soltanto quelle che continueremo ad emettere, cioè non so se mi spiego, ma gli effetti nei prossimi decenni saranno anche, andranno a sommarsi a quelle attuali, perché questi gas serra hanno una permanenza in atmosfera molto lunga, anche di anni o decenni. Quindi interrompiamo, limitiamo le emissioni adesso per evitare che quelle del futuro si sommino a quelle attuali, portando concentrazioni davvero davvero enormi. Non so quanto è chiaro, non si è capito? Invece una cosa da fare molto più immediatamente, e forse in certi casi anche più semplice, è l'adattamento. Cosa vuol dire l'adattamento? Un esempio banale l'ho fatto prima. Aumenta l'onda di caldo, proteggiamo noi, ma soprattutto le persone più deboli, le fasce anziane, cioè le fasce più deboli come gli anziani, dalle ondate di caldo. Evitiamo che i nubifragi provochino danni cercando di prevederli con strumentazioni, con studiosi, con i radar, e quando avvengono
dobbiamo essere pronti a intervenire, la protezione civile fa un ottimo lavoro in questo, ma anche predisporre le strutture e il territorio a fenomeni che sono più intensi. Ormai dalla struttura fognaria all'alveo dei fiumi, che abbiamo spesso chiuso o addirittura coperto, tombato come il Seveso Lambro Milano, abbiamo creato delle situazioni che non riescono più a gestire fenomeni che sono diventati più estremi. Questi sono esempi banali che vi ho fatto, ma l'adattamento vuol dire anche cercare culture che abbiano una maggiore resistenza al cambiamento della temperatura o del regime pluviometrico, eccetera. Il concetto dopo della resilienza è anch'esso un po' complicato, qualcuno lo conoscerà, vuol dire che devo adattare la città, la struttura, la società a subire meno gli effetti di questi cambiamenti, quindi adattandomi ai cambiamenti climatici con meno stress. Quindi un concetto vasto che riprende anche l'adattamento e che viene applicato in molte città, in molti casi, proprio perché questi piani, questi programmi devono riuscire a proteggere tutti e le strutture da questo tipo di problemi. Se c'è ancora qualcosa lo tagliamo, questo te lo lascio a te per me. Sai cos'è? No, ho messo qualche slide che riguarda invece azioni che, di cui si sente parlare recentemente. L'impronta del carbonio, è un concetto che abbiamo visto, abbiamo sentito, se lo conosci lo spieghi, lo spiego io. Cosa vuol dire? Allora, io voglio sapere se le mie azioni quotidiane hanno un effetto sulle emissioni di CO2. Come faccio? Certe cose banali le conosciamo, ma ormai ci sono anche delle app, dei programmi che in base a quello che voi fate quotidianamente, come mi muovo la mattina per andare al lavoro, che tipo di combustibile, la mia casa, se è una casa che ha un elevato consumo oppure no, riesco a definire qual è la mia impronta, cioè quanto condiziono il pianeta, l'ambiente, con le mie emissioni. Qui ci sono degli esempi che coprono tutte le voci, dal consumo di acqua alle emissioni di CO2, all'utilizzo del carburante, elettricità naturalmente, il trasporto, se riciclo e se riesco a buttare meno cose che mi sembrano inutili, invece magari potrei riutilizzare o comunque riciclare. Quindi tutte quelle azioni di mitigazione, quindi agiamo anche sulle emissioni, proprio in questo caso, che possono coinvolgere la vita quotidiana. Quindi vedete qualche esempio, dell'alimentazione che ho parlato prima, i trasporti, sembrano cose banali, ma una volta già si diceva da anni fa, il rubinetto dell'acqua quando mi lavo i denti, chiuderlo, il LED di tutti i miei... Sì, la strumentazione che ho a casa, elettrodomestici, però c'erano cose molto più importanti che finora sono state trascurate, per esempio il risparmio energetico, ma anche come ci alimentiamo, dove compriamo i prodotti, gli imballi e soprattutto, io sono un cattivo esempio, la plastica, perché io non la butterò nella spiaggia e quindi finirà nell'oceano, però per produrla, per trasportarla, per smaltirla, purtroppo serve energia, quindi plastic free è un motto che funziona benissimo anche in questo caso, se vogliamo puntare a questo. Questo grafico invece è l'ultimo, questa piramide l'ho rubata dalla presentazione di Mastroianni, perché è un concetto non così evidente. Lui diceva: ci alimentiamo con dei prodotti che possono fare male o meno male all'ambiente, e lo vedete per esempio nella parte di sinistra. Vabbè, il consumo, tanto per essere brevi, di alcuni alimenti che abbiamo visto poco fa possono produrre emissioni e quindi fare male all'ambiente, spesso fanno male anche alla salute. Quindi se io ho una dieta che riduce l'utilizzo
di alcuni prodotti animali, non sto a elencarli, e punta su altri prodotti che fanno meglio la salute, sicuramente, parallelamente, ho un grosso vantaggio anche per l'ambiente. Quindi il suo concetto generale era: fare qualcosa per l'ambiente non è sempre un sacrificio. Andare in bicicletta al lavoro non è un sacrificio per qualcuno, però ti fa bene la salute. Quindi spesso quello che fa bene all'ambiente fa bene anche a noi. Non fa più bene a voi perché vedo che vi state addormentando, quindi vi saluto, vi ringrazio, e avrà cose interessanti da dire anche Nicolas. Poi se avete domande sono qua. Ho esaurito anche la voce. Buon pomeriggio, ormai quasi sera a tutti. E grazie alla Casa dei Popoli, grazie per essere qua, grazie alla Casa dei Popoli per avermi invitato. Adesso non vedo Mario, però dovunque sia lo ringrazio. Filami dico, grazie Mario. E, io mi chiamo Nicolas, ho 18 anni e qui rappresento Fridays for Future, quel movimento di cui magari si sente parlare ai telegiornali o sui social network. Il mio obiettivo è quello di brevemente spiegare cosa siamo, perché manifestiamo e perché scendiamo in piazza. Io ringrazio Flavio per il suo intervento e per i dati che ha portato, perché fondamentalmente il movimento nasce da questo, nasce da quello che gli scienziati, gli esperti in materia ci dicono adesso, ma ci dicono anche da anni, ed è forse questo il motivo per cui siamo nati e per cui siamo scesi e continuiamo a scendere in piazza. Ossia, senza accuse individuali, l'immobilismo di chi ha il potere, avrebbe il potere per fare qualcosa, quindi le classi dirigenti, tanto locali quanto nazionali, nei confronti del cambiamento climatico e dei fenomeni umani che ne sono le cause. Ti posso interrompere due secondi? Certo. Io faccio sempre l'esempio dello scienziato che ho citato prima, James Hansen, è venuto qua in Italia qualche anno fa a presentare un libro. Uno scienziato, una persona pacata, anche abbastanza anziana, che aveva problemi di salute, ha deciso di uscire dai laboratori per scrivere un libro divulgativo, perché diceva: io nell'88 sono andato al Senato degli Stati Uniti, alla Commissione Ambiente, a parlare di effetto serra, di questi problemi, nel 1988. Passano i decenni e vedo che la gente ha ancora una confusione totale e si è messo in gioco per questo, per dire, appunto, per confermare come diceva Nicolas, che purtroppo, per fortuna, queste nozioni le abbiamo da decenni, ma adesso, grazie anche a te, le diffonderemo a tutto il mondo. Dunque, noi come movimento a livello globale esistiamo da poco più di un anno, da quando, su ispirazione di Greta Thunberg, questa ragazzina svedese, del suo ormai celebre discorso, che ha tenuto l'ultima conferenza delle parti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, gruppi di ragazzi e adolescenti hanno deciso di riunirsi e fare qualcosa, attivarsi su questi temi. In Brianza esistiamo da qualche mese, alla fine di febbraio e inizio di marzo, un gruppo di rappresentanti di istituto di alcune scuole monzesi ha deciso di riunirsi, di trovarsi e di portare in movimento anche sul territorio, anche in Brianza. Non avevamo, dico la verità, grossissime aspettative. Fondamentalmente volevamo organizzare qualcosa per il 15 marzo, dato in cui si è svolto il primo sciopero globale di Fridays for Future. Non ci aspettavamo di portare 2.000-2.500 persone in piazza e non ci aspettavamo che il movimento avrebbe resistito così tanto e che adesso, dopo mesi, sarebbe stato ancora attivo anche in Brianza. Cosa abbiamo fatto dal 15 marzo? Ogni venerdì ci troviamo in piazza Monza davanti al comune per fare assemblea e spesso, grazie all'aiuto di esperti come Flavio, discutiamo, dibattiamo di temi legati al cambiamento climatico e facciamo anche formazione, cioè cerchiamo agli studenti che hanno la mia età o addirittura sono più piccoli di me di infondere qualche nozione anche fondamentale circa il cambiamento climatico e l'ambiente. Abbiamo organizzato una seconda manifestazione il 24 maggio e abbiamo cercato di stringere rapporti con le realtà associative e politiche esistenti sul territorio. Con le realtà associative per eventi, manifestazioni e sempre percorsi di sensibilizzazione, con le realtà politiche affinché le nostre rivendicazioni, i motivi per i quali noi scendiamo in piazza a manifestare, possano tradursi in politiche per il territorio, in azioni concrete sul territorio, perché altrimenti no, le nostre battaglie rimangono teoriche.
Siamo un movimento di ragazzi e ci siamo più volte chiesti in realtà perché il movimento in generale, il tema ambientale colpisca particolarmente i ragazzi e perché abbia preso così tanti adolescenti. Ci siamo dati fondamentalmente tre risposte, poi magari c'è anche qualche motivo in più. Da un lato c'è la consapevolezza da parte dei ragazzi delle nuove generazioni dell'esistenza di un pericolo reale legato al cambiamento climatico che Flavio ha secondo me ben illustrato e col quale noi soprattutto dovremmo avere a che fare, perché fra non molto saremo noi a dover dirigere le sorti del pianeta e come Flavio giustamente ha detto non c'è tantissimo a subire queste conseguenze, perché come giustamente ha detto non c'è tantissimo tempo per invertire la rotta. L'ultimo rapporto dell'IPCC, cioè il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, dà 10-11 anni per come limite massimo entro il quale compiere qualche cambiamento significativo. Secondariamente c'è un'altra consapevolezza, cioè la consapevolezza di queste nuove generazioni di essere forse per la prima volta in maniera oggettiva un passo avanti rispetto agli adulti. Noi sappiamo che ci sono diversi stereotipi legati alle nuove generazioni, cioè ci sentiamo quotidianamente dire che siamo pigri, che non ci preoccupiamo di ciò che ci accade attorno, che non siamo attenti alle cose, che non andiamo nel profondo sulle diverse questioni, e forse questo movimento, questa è stata un'occasione per smontare questi stereotipi, per far capire che anche noi vogliamo qualcosa da un lato e dall'altro ci preoccupiamo di ciò che ci circonda e di ciò con cui abbiamo a che fare. Infine c'è un terzo elemento, cioè il fatto che per un adolescente, per un ragazzo, è molto più facile capire e seguire un suo coetaneo rispetto a un adulto, un professore. Quindi se a chiamarti a scendere in piazza o a spiegarti l'esistenza di un problema, l'esistenza di una questione ambientale è un tuo amico o il rappresentante di istituto della tua scuola, è più facile per te ragazzo adolescente seguirlo, scendere in piazza e iniziare un percorso di approfondimento e conoscenza del tema. Cosa rivendichiamo come movimento tanto a livello nazionale quanto a livello locale? C'è un'espressione che a me piace molto che è un cambio di paradigma, nel senso che da un lato ci sono tante cose che devono essere cambiate, tanti fenomeni che devono essere mitigati e cui dobbiamo adattarci, diciamo giustamente prima sempre Flavio. Dall'altro il cambiamento necessario è un cambiamento non solo a livello tecnico, economico e politico, ma anche un cambiamento culturale. C'è un libro che leggevo qualche mese fa, si chiama La grande cecità. L'autore di questo libro, Amitav Ghosh, sostiene come esista un'interconnessione, una connessione forte fra la cultura di una civiltà e il mondo della produzione delle merci e di sviluppo della stessa civiltà. Cioè fondamentalmente sostiene che non può esserci un cambiamento economico, un cambiamento politico senza un cambiamento culturale. Quindi il primo passo che dobbiamo fare se vogliamo veramente cambiare qualcosa in termini di cambiamento climatico e questione ambientale è un cambio culturale. E il primo passo è l'etica individuale. A me piaceva molto la slide che ha fatto prima Maria De Flavio, cioè quell'insieme di comportamenti che dobbiamo adottare se vogliamo fare un piccolo passo verso la sostenibilità. Passo che è piccolo se si pensa all'individuo, passo che però è grande se si pensa all'insieme di individui, perché se tutti noi, già solo a Villa Santa, adottassimo questi consigli, queste azioni, il cambiamento sarebbe notevole. È chiaro che le azioni anche piccole ma positive si diffondono facilmente. È chiaro che, e non lo nasconde nessuno, è uno sforzo, perché fare la raccolta differenziata bene è uno sforzo, perché andare in bicicletta o col pullman piuttosto che con l'auto è uno sforzo, perché comprarsi una borraccia, usare le bottiglie di vetro da riempire anziché le bottiglie di plastica è uno sforzo. Però intanto se lo si comincia a fare e ci si sforza all'inizio di farlo, dopo diventa abitudine e quindi lo sforzo svanisce. Dall'altro bisogna avere la consapevolezza che è qualcosa di necessario e più si posticipa questo cambio di abitudini, più peggio è. Noi l'abbiamo fatto, noi per primi, e a costo di passare per i rompipalle cerchiamo di farlo fare chi ci circonda, quindi sia i nostri amici che i nostri genitori che ormai ci odiano perché li obblighiamo a seguirci in questo cambio di comportamenti. È chiaro che non basta un cambio individuale, un cambio di comportamenti, un cambio di abitudini, serve qualcosa in più.
Noi dopo il 15 marzo abbiamo scritto a livello locale un manifesto che conteneva qualche consiglio, qualche suggerimento, tanto per le scuole quanto per le amministrazioni comunali, per fare un passo verso la sostenibilità, per cambiare qualcosa. Avevamo poche semplici azioni, di alcune ne ha parlato anche Flavio, che però già rappresentano un segnale di svolta, quindi percorsi di sensibilizzazione, installazione di tratti dell'acqua, dotazione di strumenti di borracce, di piste ciclabili, interconnessione fra le piste ciclabili esistenti, incentivo alla raccolta differenziata, eccetera, eccetera, eccetera. Non basta neanche questo, però, perché più crescevamo con il movimento, più aumentavano gli ambiti di nostro interesse, più siamo accorti che il cambiamento che sarebbe radicale. Ma l'abbiamo visto anche prima in quello che in ciò che spiegava Flavio, sono talmente tanti gli ambiti dalle quali emergono o inquinamento o emissioni di gas serra, che perché questo finisca il cambiamento necessario è radicale. Dobbiamo ripensare al nostro modello di sviluppo, di produzione e di consumo. È chiaro che è complicato, io non ho la soluzione a questo problema, però finché non entriamo in quest'ottica, allora non ci sarà mai un cambiamento effettivo. Di conseguenza, sia a livello locale che a livello nazionale abbiamo detto ok, ma cosa possiamo fare? Chi dobbiamo contattare, chi dobbiamo rivolgerci? E ci siamo rivolti ai sindacati, cioè quelle realtà che per prime hanno a che fare con i lavoratori, hanno a che fare con le forze produttive e culturali di questo paese, e sia a livello nazionale che a livello locale abbiamo instaurato rapporto con loro e iniziato un percorso, perché da un lato nelle scuole o negli enti di ricerca si sviluppi la consapevolezza legata al cambiamento climatico e si sensibilizzino gli studenti, da un lato gli si incentivi a divenire ricercatori su queste tematiche in questi settori. Dall'altro perché nelle aziende piccole e grandi cresca la consapevolezza di un'emergenza legata all'ambiente e si faccia qualcosa a livello delle singole aziende per mitigare, come si diceva prima, le cause dell'inquinamento e del cambiamento climatico. Non solo, abbiamo chiesto alle istituzioni italiane, tanto ai comuni quanto alle province, quanto alle regioni, quanto allo Stato, di effettuare quella che si chiama dichiarazione di emergenza climatica, che è un nome esatto, che è un nome molto altisonante, però di fatto consiste nel riconoscere da parte dell'ente che la dichiara dell'esistenza di una situazione emergenziale legata al cambiamento climatico e l'impegno da parte di quest'ente, sia esso locale o nazionale, di fare qualcosa nei confronti di questo problema. Molte città l'hanno già dichiarata, Milano, Napoli, Acri, siamo a 35 circa comuni che l'hanno fatto, qualche regione l'ha fatta, come la regione toscana, anche qualche provincia. Stiamo cercando di fare in modo da inizio settembre che anche i comuni brianzoli, più comuni brianzoli possibili, effettuino queste dichiarazioni, in particolare essendo... Intanto ho quasi finito, 2 minuti ho finito. Stiamo facendo in modo che i comuni brianzoli effettuino questa dichiarazione. Abbiamo aperto un contatto con Monza in particolare e, essendo consigliere qui a Villa Santa, cercheremo di fare in modo che anche Villa Santa effettui questa dichiarazione e si muova verso la sostenibilità. Concludo dicendo che il 27 settembre, quindi ormai questo venerdì, ci sarà a Monza il terzo sciopero globale di Fridays for Future. Quella del 20 al 27 settembre in realtà è la cosiddetta Climate Week, cioè quella settimana in cui i movimenti in tutto il mondo, in tutte le città del mondo organizzano azioni, eventi, manifestazioni per sensibilizzare su questo tema. A Monza il 27 ci sarà una grande manifestazione. L'invito da parte mia e da parte nostra è chiaramente quello di partecipare. D'altra parte però ci teniamo a ricordare che è tanto importante partecipare alle manifestazioni, fare il numero e far sentire la propria voce, quanto però iniziare un percorso di cambiamento radicale nelle proprie abitudini e nelle proprie vite. Nulla di impossibile, è chiaro che prima cominciamo meglio. Grazie a tutti. Battuta, Mario, bastava un cronometro, siete comparsi lì come i due vecchietti di Mapes che compaiono. Scusami il paragone. Buonasera, grazie.
posso fare grazie, una domanda? Sì. Diceva una diapositiva che parlava di cause ed effetti. Certo. Ma sono cause che accelerano un fenomeno naturale che comunque ci sarebbe? Allora, se non ci fossero interventi umani, noi andremo lentamente verso una glaciazione, molto lentamente, perché lei sa che il clima globale è fatto da periodi glaciali interglaciali che si alternano ogni 10.000 anni circa, sono delle nozioni molto molto generiche. Ecco, noi abbiamo appena superato il punto in cui dovremmo avvicinarci a un graduale raffreddamento del pianeta, molto lento. Invece noi, con le cause non naturali, quindi con tutto quello che l'uomo produce, abbiamo invertito e soverchiato di molto questa tendenza naturale, portando al riscaldamento. Quindi, sì, esatto, diciamo che tutto quello che deve salire verso l'alto è colpa nostra. Sì. Buonasera, la domanda a lei, che qua sono molto più tecnica, sono, in realtà sono due. Quindi se la temperatura aumenta, sì, possiamo dire che comunque si arriverà, considerando la Terra come un sistema chiuso, si arriverà di sicuro a un nuovo equilibrio termodinamico in cui la temperatura media sarà molto più alta, come per esempio è successo nel Paleocene 555 milioni di fa, in cui la temperatura è aumentata anche 5-6 gradi. Allora, le stime per i prossimi decenni indicano che se continuiamo con queste misure, ci sono vari scenari che dipendono dall'andamento economico, se facciamo qualcosa, e sono molto complessi perché non è questione solo di temperatura, ma di tutta l'interazione che abbiamo visto con l'oceano, perché l'oceano assorbe attualmente, se non sbaglio, il 60-70% della CO2 che emettiamo, quindi è un grosso assorbitore, per fortuna. Però poi si scalda, quindi è un sistema molto complesso questo. In ogni caso la temperatura andrà crescendo, quella globale, nei prossimi decenni di parecchi gradi, a meno che interveniamo. Su questo non ci sono dubbi. Poi tutti gli effetti che ne conseguono, fusione di ghiacci, interazione con l'oceano e l'atmosfera, eccetera, con la terraferma, diventano un po' più complessi da studiare, ma sicuramente ci porteranno una situazione come quella che c'era quando la CO2 aveva questi livelli. Noi sappiamo anche cosa ci aspetta da questo punto di vista, perché il mondo ha già raggiunto milioni di anni fa situazioni simili come concentrazione di CO2 in modo naturale. Noi la stiamo portando a quel livello, quindi più o meno quello che ci aspetta lo sappiamo. Cioè, quindi vuol dire che, indipendente dal fatto che ci saremo o non ci saremo, quello che è, dal punto di vista del pianeta, della planetologia, sì, vuol dire che arriverà un nuovo equilibrio termico. Equilibrio è una parola difficile, da utilizzare in questo caso, perché noi stiamo intervenendo squilibrando quelli che sono i fenomeni naturali della Terra. Quindi un nuovo equilibrio sarà molto diverso da quello che la Terra ha avuto in questi ultimi decenni, secoli, ma non è detto che la Terra sia in condizioni di equilibrio tali da essere abitabile dalle specie animali e vegetali che abbiamo. Okay, cioè, si parla di sesta estinzione. Okay, infatti vi ho detto chiaramente, non dipendono, supponiamo che non ci siamo su questo pianeta, quello che conta è che arriverà un nuovo equilibrio, e chi ci sarà subirà magari l'estinzione di massa. Chiaramente, è successo 5 milioni di anni fa. Si parla di un'estinzione provocata dall'uomo, in questo caso, esatto. Non è possibile, la... se arriverà un nuovo equilibrio... Finisce il mondo che conosciamo e dove possiamo vivere, insomma, non è poco, abbiamo uno solo. So, mi prego se sbaglio, che due terzi del effetto serra è lo usaggio del vapore acqueo. Allora, poi abbiamo la CO2, sono entrambe molecole triatomiche. Allora, la CO2, chiediamo qualcosa, così interrompo, così avete un supero meno tecnico. Allora, gas effetto serra che utilizziamo in questi calcoli sono quelli che sono emessi anche da noi, CO2, metano e altri gas. Il vapore acqueo ha un notevole effetto serra, però non è dovuto alle nostre emissioni. C'è l'atmosfera, ha un effetto serra notevole e c'è sempre stato. Quindi è una cosa naturale. Il problema è che noi, innalzando la temperatura dell'atmosfera, aumentiamo la concentrazione anche di vapore acqueo. Quindi il vapore acqueo, che non controlliamo noi, che non emettiamo noi, però purtroppo contribuisce, perché noi scaldando l'atmosfera permettiamo che contenga più vapore acqueo,
e complichiamo le cose in via indiretta. Quindi i gas serra che mettiamo sono quelli che dobbiamo bloccare, dopo le acque o no, però è così. Quello che non capisco è che servo pure altro, scusi, sono cose un po' tecniche, magari poi ne parliamo io e lei, così non annoiamo la platea. Grazie, buona serata.